Il mondo delle AI su Windows non è solo relegato ai chip maker e alle funzionalità software, ma c'è anche Lenovo che vuole aggiungersi alla festa con tanti nuovi notebook spinti da un trucchetto o più di uno. Iscrivetevi al canale, lasciate un like al video che vi spiego tutto. La nuova CES di Las Vegas punta tantissimo, indovinate su cosa? Esatto, il mondo delle AI, quello che stanno cavalcando tutti, Microsoft con Windows 11, Copilot e tutti anche i produttori chipmaker Intel Core Ultra, una sezione NPU dedicata, Nvidia, AMD, insomma, è nel treno dell'hype e lo stanno cavalcando tutti. Ecco, tutti i nuovi notebook di Lenovo che sono stati lanciati a CES sono stati sviluppati per enfatizzare al massimo l'esperienza di intelligenza artificiale, ma non solo sui notebook gaming potentissimi, anche sui notebook più sottili e leggeri come la linea Yoga. Il nuovo Lenovo Yoga 9 2 in 1 è un convertibile che mi ha colpito fin dal primo momento. Bel passo in avanti per la costruzione sempre con standard militare, un bel set di porte, ma soprattutto con un display OLED da 14 pollici 2.8K in 16 decimi, veramente stupendo. Come al solito per Lenovo la tastiera è curatissima, bel click fin dal primo momento, anche un trackpad ancora più piacevole. Ovviamente tutto da verificare perché sono le prime impressioni, ma quello che vi posso dire è che addirittura ci sarà la presenza del tasto Copilot in tastiera che permetterà di accedere al volo a tutto il mondo delle AI. In questi sample il tasto Copilot non c'è ancora, ma mi hanno detto che dovrebbe essere posto qui, quindi resta il tasto Windows e verrà aggiunto il tasto Copilot. Un mondo AI che Lenovo non ha voluto lasciare solo a quello che ha pensato Microsoft per Windows, ma ha creato anche Lenovo Yoga Creator Zone, un nuovo software esclusivo per i creator, artisti, chiunque desideri sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale in modo semplice, privato e sicuro. L'AI Zone consente di generare immagini, trasforma descrizioni basate su testo, prende appunti, riesce a trovare informazioni da documenti o a utilizzare tutte le funzioni delle impostazioni del notebook attraverso un semplice comando scritto a mano. La cosa figa è che tutto può funzionare offline e non richiede una connessione a internet. Per esempio, Yoga con le GPU dedicate, come per esempio l'RTX 4070 dello Yoga Pro, include anche una funzione di imaging training, cioè una funzionalità esclusiva che consente agli utenti di addestrare un modello personalizzato archiviandolo localmente sul dispositivo. Insomma, una bella novità che si distacca anche tanto da quello che ha fatto Microsoft con Copilot, o meglio, si integra proprio tutto nell'ecosistema, perché viene sfruttata la GPU, viene sfruttata tipo l'RTX 4070 e viene sfruttato anche il nuovo processore Intel Core Ultra con la sezione della NPU, e tutto questo permette di fare un grande passo in avanti all'esperienza AI. Come vi ho detto in tanti video, è ancora importante la potenza hardware su notebook, e secondo me a questo punto lo sarà sempre di più, perché è importante che queste operazioni di AI possano essere fatte offline e in locale, per privacy, sicurezza e anche semplicemente praticità. Tornando allo Yoga, ovviamente non poteva mancare il nuovo processore Intel Core Ultra con la nuova struttura P-Core, Core LP e Core Media Engine, NPU per AI e grafica Intel Arc. Insomma, primissime impressioni ottime, un bel convertibile ricco di AI, ma se non vi basta la produttività e la creatività di Yoga 9i, è disponibile anche nella versione Pro, che non è convertibile, è un notebook classico 16 pollici mini LED 3.2K ed integra anche la RTX 4070 che, come detto prima, risulta essenziale per imaging training on device. Poi all'interno di entrambi c'è anche il chip proprietario di Lenovo, iCore, che lo scorso anno era presente su alcuni notebook gaming, ora è presente anche su notebook creator, quindi un po' più sottili, leggeri, trasportabili. Si occupa di gestire CPU e GPU in maniera dinamica, di capire gli scenari per permettergli di spremerli al meglio. Lenovo Yoga Pro 9i sarà disponibile verso aprile 2024 a partire da 1.499 euro. La versione convertibile invece arriverà verso marzo 2024 a partire da 1.399 euro, ma non vi preoccupate perché ci sono stati anche dei notebook gaming molto interessanti. Il nuovo Legion 9i è dotato di una CPU recentissima Intel Core i9 14900HX, veramente una bestia di CPU, abbinata ad una RTX 4090, anche qui il meglio sul mercato. Tutto questo è in grado di fornire un TDP fino a 230 watt che viene gestito in modo intelligente dal chip AI LA3P. Poi ha un display mini LED da 3.2K, 16 decimi, 165 Hz,
fino a 64 GB di RAM DDR5, 2 TB di SSD PCI Express 4.0 ed ha anche il limite massimo della batteria da 99.9 Wh. Per il resto, come al solito, ottime prime impressioni, tastiera top, costruzione veramente importante, un po' pesantuccio ma si tiene bene in mano, si gestisce bene, insomma, prime impressioni al top. Aggiornamenti anche per il Lenovo Legion 5i e Legion 7i, con i più recenti Core i9 14900K o anche processori AMD della serie 8000 nuovissima sulla versione Legion 5 Slim. Poi tutti i notebook nell'Omo Legion ovviamente sono disponibili con grafica dedicata RTX 4070 con tutte le funzioni di upscaling delle AI. Anche qui ci sarà il nuovissimo tasto Copilot, che al momento non c'è nella tastiera, e tutte le funzionalità Lenovo AI integrate Windows che abbiamo visto prima. Sarà davvero interessante da provare anche una delle novità hardware dei nuovi Legion 5, che hanno rivisto il sistema di dissipazione. Ora si chiama Cold Front Hyper, si tratta di una soluzione termica basata completamente su gestire diversamente l'airflow del raffreddamento del notebook. L'aria calda che proviene dal chip viene indirizzata verso una camera iperbarica al centro del laptop. Sulla parte inferiore c'è una copertura D che è progettata per impedire che l'aria calda esca fuori, si mescola con l'aria fredda e viene ispirata dalle doppie ventole, quindi ottimizza lo scambio di calore e mantiene l'hardware del laptop sempre fresco, mantenendo il frame rate sempre alto. Questo si può tradurre con un TDP di 175 W in modalità extreme su più sottile Legion 7 ed anche addirittura fino a 190 W di TDP su Legion 5i. Lenovo Legion 9i sarà disponibile verso fine febbraio 2024 a partire da 4.300 euro. Legion 7i invece arriverà anche lui verso la fine di febbraio a partire da 1.999 euro, e Legion 5i sarà disponibile da metà gennaio, arriva prima, a partire da 1.399 euro. Insomma, Lenovo ha presentato belle novità hardware che poi si traducono in qualcosa di reale. Ho visto alcune demo molto interessanti, quindi nel software non vedo l'ora di provare tutto, perché loro promettono di cambiare il modo in cui utilizziamo il PC, anche semplicemente per alzare la luminosità dello schermo. Dovrebbe cambiare tutto e nulla, fatemi sapere qui in basso voi cosa ne pensate. Io qui devo scappare perché stanno facendo un altro meeting, quindi se mi sentite con la voce bassa è per questo, e nulla. Anche per oggi è tutto, un saluto da Bernardo per tuttotech.net. Ciao!